mi sembra che tu abbia la febbre. E non senti nessun dolore, vero Pom? No, mi sento solo un pochino malato. Ma sono sicuro che starò meglio tra qualche giorno. Peccato che non puoi partecipare alla gara scientifica. Il tuo modellino di dirigibile aveva molte probabilità di vincere. Sì, è un piccolo capolavoro. Certo. Avrebbe vinto il primo premio. Già, però adesso io non posso finirlo. Purtroppo non sto bene. È un vero peccato, figliolo. Beh, vediamo come ti sentirai domattina. Buonanotte, tesoro. Se hai bisogno di qualcosa, chiamaci. Credo che resterò un po' qui con lui. Quando ero un bambino, circa della tua età, desideravo tanto diventare un pianista. Davvero, papà? Proprio così. Decisi di intraprendere la carriera di musicista il giorno che Cornelio annunciò che il grande Glenn Cool sarebbe venuto a suonare a Celestopoli. Mi piacerebbe tanto saper suonare il pianoforte. Ma Vostra Maestà, quando vuole ascoltare della musica, può chiamare qualcuno che suoni apposta per lei. Un'esecuzione davvero raffinata, madame. Addirittura paragonabile a quelle del grande Glenn Cool. Lei mi vuole lusingare, Pompadour. Raffinata sì, ma non certo paragonabile a una delle grandi esecuzioni del pianista più virtuoso di tutti i tempi. Forse potrà discuterne direttamente con il signor Glenn Cool, madame. Ho appena preso la notizia che sta per venire qui a Celestopoli. Il grande Glenn Cool verrà qui da noi. Che bellezza, questa è una notizia davvero meravigliosa, Cornelio. Bene, propongo di metterci subito all'opera per il discorso di benvenuto. Io ho un'idea migliore, gli darò uno stupendo benvenuto musicale. Ecco, così. Molto bene, ancora. Che bello. Mi piace! È meraviglioso che Sua Maestà possegga una conoscenza elementare della musica, ma per dare il benvenuto a un virtuoso del piano come il grande Glenn Cool, ecco, Maestà, credo che ci voglia un pezzo un pochino più sofisticato. Sì, hai ragione, Pompadour. Puoi insegnarmi quello che stava suonando lei? Certo, potrei, però ecco... Crede che non ne sarai capace? Oh, io sono sicura di sì, Babar. Solo che, vedi, imparare a suonare il piano non è una cosa che si può fare da un giorno all'altro. Cornelio, quanto manca al concerto? Mancano soltanto 4 settimane, te. Ma è tantissimo tempo! Forse dimentichi che devi presiedere la riunione dei pensionati di Celestopoli. Sospenderò il tennis. E c'è da arbitrare la maratona di 5 miglia dei mammut. E smetterò anche di ascoltare la radio. E poi bisogna esaminare la nuova proposta di protocollo. Rinuncerò a tutto il mio tempo libero. Per favore, mi insegni quella canzone, madame. E va bene. Se sei tanto deciso, Babar, te la insegnerò. Però solamente se adesso mi prometti che farai 3 cose. Ne farò anche 4, bene. Se vuole. Esercizio, esercizio, esercizio e ancora esercizio. Ecco qui. Ho modificato leggermente l'arrangiamento in modo che puoi usare la proboscide. Il resto devi farlo tu. Esercizio, esercizio, esercizio. E ancora esercizio. Chiama se ti serve aiuto. Sì, va bene. Grazie. Le mie zanne, Pompadour, lo senti? E questo solamente dopo una settimana. Oh, Pompadour! Mi assicuravo che la porta fosse chiusa a chiave. Di fare un po' di esercizio.
allora? Ho un'idea migliore, Celeste. Io gioco contro Zeffirino e poi tu giochi contro il vincitore. Ehi, Babar, allora come vanno i tuoi esercizi? Ecco, non c'è male, ma da adesso sono un po' stanco e così ho deciso di prendermi un po' di riposo. Io e Babar giochiamo contro voi due. Ma sei sicuro di avere tempo? Ma certo, vuol dire che domani mi eserciterò il doppio. Preparami una racchetta, vengo subito. Ho deciso, rinuncio a tutto tranne che al tennis. La sua sensibilità di investigatore gli diceva che lo aspettavano nascosti nel porto. Ma l'ansia de proboscidis era ormai troppo vicino per lasciarsi scappare da sotto la proboscide quei criminali. Ma come Lance fece per entrare nella stanza, si spensero tutte le luci e si sentì un urlo terribile. Babà! Scusami se ti ho spaventato, pensavo che ti stessi esercitando al piano. Sì, certo. Lance era circondato. Mani in alto! Mi stavo soltanto riposando un pochino. Certo, caro, te lo meriti. Ti sei esercitato molto in queste ultime due settimane. Come procede? Per essere sincero, è molto più difficile di quanto credessi. C'è forse qualche passaggio che trovi un po' troppo difficile? Sì, l'introduzione. Oh, solamente quella. Guarda, è davvero molto semplice. Ecco. Ora continua da solo. Ma è l'unica parte. Sono molto contenta che vada tutto così bene. È l'unica parte che so fare un po'. Pazienza. Riuscirò ad impararla. Riproverò tra un pochino. E quindi, Cornelio, ho una confessione da farti. Sai quel pezzo che stavo imparando per il grande Glenn Cool? Non posso suonarlo. No, no, così non va bene. Oh, per le mie zanne, parla, Babar! Beh, la buona notizia è che le prime tre o quattro note sono perfette. Le ho studiate moltissimo. Forse anche un po' troppo. Perché vedi, la cattiva notizia è che non ho studiato per niente le altre. Oh, mamma mia, come farò? Sono passate tre settimane e non ho fatto nessun progresso. Non imparerò mai questo pezzo. Vado a dirlo subito a Cornelio. Cornelio, questo pezzo è troppo difficile. Sì, lo so che volevo suonare qualcosa di difficile. Ma è ancora più difficile rinunciare a fare tutte le cose che facevo prima. E la cosa più difficile è parlare con te. Quello che sto cercando di fare è... Insomma, Cornelio, devo confessarti una cosa. Anch'io, babà. Cornelio! Parla, Cornelio. Sì? Beh, volevamo soltanto dirti quanto noi tutti siamo felici e orgogliosi che tu abbia imparato a suonare così bene. Ma io veramente non ho fatto niente. Ma come? Hai imparato a suonare un pezzo di musica come quello in sole tre settimane? Su, su, ragazzo mio, tu sei troppo modesto. Siamo molto orgogliosi di te, Babar. Ma io... Sì, davvero. Complimenti. Complimenti e congratulazioni. E ora, che cos'è che volevi dirmi, Babar? Io... Grazie. È troppo tardi, ho lasciato passare troppo tempo. Non posso dirglielo adesso, avrei dovuto farlo molto prima. Hai fatto una sciocchezza, Babar. Forse però non è troppo tardi. Decisi che avrei detto a Pompadour di annullare tutto, perché la mia idea stava intralciando i miei impegni di re. Ho finito di fare esercizi. Le mie sincere congratulazioni, Sire, per aver compiuto un'impresa così mirabile. No, Pompadour, non è così. Ho deciso di dare il benvenuto al grande Glenn Cool con un discorso. E quel pezzo al pianoforte? Così potrò dedicare il tempo libero a recuperare i miei doveri di re. Devo presiedere la riunione dei pensionati di Celestopoli, ricordi? Quella è sicuramente di secondaria importanza. E devo arbitrare la maratona di 5 miglia dei mammut. Un minuscolo e insignificante problema marginale, maestà. E devo esaminare il nuovo protocollo di corte. Preferibilmente dopo la sua esibizione al piano, Sire. Volevo informarla che, visto il suo enorme, stupefacente e inaspettato progresso, mi sono permesso di rimandare tutti i suoi impegni regali dopo il duetto. Un duetto? Hai detto duetto?
Sì, quando il signor Glencool ci ha telefonato per la conferma, gli ho accennato che lei sapeva suonare molto bene. Lui ha suggerito di fare un duetto. Dice che sarà onorato di suonare con il re di Celestopoli. Pompadour, devi ritelefonargli per disdire tutto. Ma sire, in tutta sincerità, se mi permette un po' di paura del palcoscenico, non deve spaventarla. E poi ormai che cosa direbbe ai cittadini di Celestopoli? Farà un duetto con vostro re. Che bravo! Un duetto. Non c'era via d'uscita. Questa volta mi ero cacciato in un bel pasticcio. Le mie zanne? Che cosa succede, Babar? Era terribile. Niente. Soltanto un sogno. Allora, è semplice. Quando non si riesce a dormire, trovo che un buon bicchiere di latte caldo aiuta. Non potevo dirlo a Cornelio. Ma quell'incubo mi spaventava così tanto da non poter tornare a letto. Dopo tutto questo latte caldo, saremo fortunati se riusciremo a svegliarci prima della prossima glaciazione. Accidenti, che sonno. Io invece non ho ancora sonno, per fortuna. Ti assicuro, ragazzo mio, che cadrai come una pera matura appena appoggerai la testa sul cuscino. Forse sì, se mi racconterai una storia. Quella di quando tu e il vecchio re da soli cacciaste via quella banda di alligatori. Già, certo. Quella è una bella storia. Migliora ogni volta che la si racconta, direi. Ah, vediamo allora. Il vecchio re aveva avuto una grande idea. E così... quella fu l'ultima volta che si vide... che si vide quel coccodrillo. Babar! Ma siete rimasti qui svegli tutta la notte? Io non riuscivo a dormire, madame. Non è il caso di Cornelio, direi. Io però sto bene, davvero. Invece non stavo affatto bene. La notte avevo ancora una gran paura di andare a dormire. Ehi, mi sembra che stai organizzando una specie di pigiama party, babà. Già, sembra che debba durare tutta la notte. L'intenzione è proprio questa. Beh, io ci sto. E anch'io. Il primo che si addormenta è uno sporco rinoceronte. Che cosa ve ne sembra? Perfetto. Sporco rinoceronte! È questo il guaio con i giovani d'oggi. Non hanno nessuna resistenza. Ti ho visto, tu hai sbadigliato. No, non è vero. Sì. No. Oh no! Se mi addormento, quell'incubo ritornerà. Ho trovato l'ens de proboscidis. Niente. Anche l'ens de proboscidis e il malvagio mastermind stanno dormendo. Sire, che cosa succede? Pompadour, sono molto contento di vederti. Anch'io sono felice di vederla. Avevo quasi scambiato vostra maestà per un ladro. Beh, allora... buonanotte, sire. Devi già andare via. Facciamo una partita a scacchi. Magari un'altra volta. Ora è un po' tardi. Che documento è quello, Pompadour? Oh, è la mia nuova proposta di protocollo di corte. Vorrei che me ne parlassi. Adesso! Perché no? Quindi vede, sire. Il sottocomitato riferisce direttamente a... al Ministero degli Interni. Gli interni all'esterno. E così via. Eccetera. Allora! Che cosa ne pensa? Non è giorno, vero? No, non ancora! Sire! Allora, per favore, rileggilo. Un'altra volta. Pompadour! Oh.
Evviva! Evviva! Bravo! Bravo! No! 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 Non credevo che la mia proposta fosse così brutta. Per favore, apra! La prego! Babar, che è successo? Era orribile! Tutti ridevano di me! Ridevano, io non potevo! Ma che cosa non potevi? Non potevo suonare, ad eccezione forse delle prime tre o quattro note, ma l'ultima era sempre sbagliata! Io non ho fatto esercizio, esercizio, esercizio! Babar, per favore, calmati! Ormai è troppo tardi, ho paura e mi vengono gli incubi! Gli incubi? Oh, poverino! Ho paura di dormire, sono troppo stanco per fare esercizio e tutto questo perché... perché ho fatto credere di saper fare una cosa che non sapevo fare. Cioè il tuo pezzo al pianoforte, vero, Babar? Sì. Però avresti dovuto deciderti a parlarmene prima, Babar. Ho cercato di dirlo a Cornelio, ma... beh, non posso certo dire di esserci riuscito. E poi avevo paura di deludervi. Forse. Però noi avremmo cercato di aiutarti. Sì, lo so. Grazie, madame. Non credo che avrò altri incubi. Beh, forse uno soltanto. Domani a concerto. Ah, sì, è vero, il concerto. Forse dovrei trovare il coraggio di dire a tutti che ho voluto strafare. Beh, questo dipende da quanto cercherai di impegnarti. Puoi ancora suonare. No, invece non posso, è impossibile. Niente è impossibile, Babar. Rimani a dormire qui questa notte e domattina presto andremo subito in teatro. Ma... fidati di me, Babar. Vedrai che sistemeremo tutto per il meglio. Feci proprio come voleva Madame e dopo una mattinata di prove rigorose, il mio duetto al piano con Glenn Cole era pronto. Signore e signori, sono felicissimo e onoratissimo di dare il benvenuto a Celestopoli al più grande pianista vivente, il grande Glenn Cole. Io non credo che ci riuscirò. Oh, abbiamo avuto una mattina estremamente produttiva, Babar. Ora sei pronto. Buona fortuna. E ad accompagnare il signor Glenn Cole in un duetto, il nostro amato Re Babar. Sebbene mi fossi ritrovato in quella situazione senza volerlo, ero riuscito nel mio intento, prefiggendomi uno scopo che era nelle mie possibilità. Fortunatamente il mio pezzo era simile all'ouverture della Sinfonia Sorpresa di Glenn Cole, che era non solo un ottimo brano musicale, ma anche uno dei suoi preferiti. Beh, è ora di dormire. Papà, io ti devo dire una cosa. Io ho cominciato il mio modellino di dirigibile, ho provato, ma... è troppo difficile per te, vero? Sì, era meglio la mia collezione di pietre. Facevi collezione di pietre? Certo. Beh, allora vediamo un po' di continuare. Tu sei d'accordo, Paul? D'accordissimo!